Il furgone camperizzato è stato da sempre sinonimo di uno stile di vacanza votato alla massima libertà, alla curiosità di scoprire e alla voglia di esplorare. E per coloro che non vorrebbero fermarsi di fronte a percorsi più impegnativi, una valida proposta arriva da Sunlight con il suo nuovo Cliff 590 4x4. Il conosciuto brand del gruppo Imer ha dunque deciso di dare una risposta chiara e ben precisa a coloro che amano viaggiare senza troppi limiti e allo stesso tempo non vogliono raggiungere cifre troppo impegnative per l'acquisto di un veicolo nuovo a trazione integrale. Ed è proprio quest'ultima, infatti, la caratteristica saliente del nuovo Cliff 590 4x4. Presentato ora in anteprima assoluta e che arriverà sul nostro mercato nella prossima primavera. Questo modello è allestito per l'appunto a partire dalla base meccanica del Ford Transit a 4 ruote motrici, con portata complessiva pari a 3.500 kg e dotato del più potente propulsore da 2 litri capace di erogare 170 cavalli. In condizioni normali ci si ritrova alla guida di un comune van a trazione posteriore, ma all'occorrenza in modo automatico la trazione viene trasferita dalle sole ruote posteriori anche a quelle anteriori, mentre se le condizioni del percorso lo richiedono è possibile manualmente inserire la trazione integrale permanente. Per quanto riguarda invece gli ingombri esterni, il furgone originale adottato di base presenta una lunghezza standard pari a 598 cm e un'altezza complessiva che si attesta a 284 cm. Complice l'allestimento Adventure Edition proposto di serie, esternamente il Cliff 590 4x4 si fa decisamente notare. Ritroviamo infatti la verniciatura della carrozzeria color nero obsidian, abbinata ai cerchi in lega da 16 pollici, al paraurti verniciato in tinta e al bordo della griglia di raffreddamento anteriore cromato. Salendo a bordo si avverte subito la sensazione di ritrovarsi in un abitacolo più arioso e vivibile rispetto al solito, grazie alla sua altezza interna, che qui sfiora i 2 metri. Lo schema abitativo proposto da questo modello è invece un classico della categoria dei furgoni camperizzati, proponendo in coda un letto matrimoniale trasversale. Si nota il suo posizionamento ad un'altezza da terra maggiorata rispetto al solito, aumentando così le possibilità di carico nel gavone sottostante. Nella parte anteriore ritroviamo invece una soluzione open space, senza dunque alcuna capelliera posta di sopra della cabina di guida. Il soggiorno, però, è forse la parte più sacrificata dell'abitacolo. Lo spazio a disposizione per gli occupanti della seduta a fronte marcia non è molto e il tavolo ancorato a parete, anche se dotato di prolunga ruotabile, presenta una larghezza limitata. Particolare invece è lo sviluppo del mobile cucina, suddiviso in 2 blocchi principali. Uno più alto, collocato a ridosso del letto di coda, che ospita il lavello nella superficie e il frigorifero a compressore da 70 litri. Nel secondo ritroviamo invece il fornello a 2 fuochi e alcuni bagni di stivaggio, ma si fa notare per la sua forma smussata, pensata per favorire il passaggio all'ingresso. Il locale bagno è servito da una pratica porta libro, mentre l'armadio guardaroba trova posto al di sotto del letto di coda, e per accedervi bisogna quindi rimuovere una porzione del materasso.